Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita. È lunedì mattina, è l'inizio di una nuova settimana e coincide con l'inizio di una nuova serie, il Barcellona Prep. Fra 3 settimane andrò a Barcellona con degli amici. Voglio stare al massimo perché andremo in spiaggia, feste varie, eccetera eccetera. Quindi in queste prossime 3 settimane passerò ad una fase di cut, un mini deficit in cui brucerò quel grasso restante. Stamattina mi sono pesato, come avete visto peso 72,4 kg. Sono carichissimo, penso di perdere intorno ai 2-3 kg in queste prossime 2-3 settimane e dovrei sentirmi al massimo. Sono veramente carico, sono contento che siete qua a seguirmi su questa serie. Mi raccomando, se vi piacciono questi video buttateci il like, se volete dei vlog magari fatemelo sapere nei commenti. Iniziamo. E eccoci qua ragazzi, ovviamente siamo nella lounge. Io di solito mi faccio il cappuccino, ma dato che sono a dieta voglio minimizzare le calorie soprattutto dalle bevande, quindi ho deciso di fare semplicemente un po' di tè. 0 calorie per iniziare per bene la mattinata. Il cappuccino avrà intorno ai 100 calorie, quindi salvaguardo queste calorie per utilizzarle più tardi. Comunque, semplicemente un po' di tè, la mattinata sarà tè, acqua e lavoro, e noi ci vediamo più tardi. Buff, caldo caldo. Eh sì, questo è proprio Barcellona Prep. Che tempo. Ragazzi, io sono appena sceso per il secondo tè e mi avete chiesto in tanti esattamente cosa faccio al lavoro. Praticamente faccio parte della ricerca carburanti alla Shell. Siamo un dipartimento, saremo più o meno 200-300 colleghi e siamo un virtual team. Quindi abbiamo dei colleghi, degli uffici in giro per il mondo, soprattutto a Manchester, a Londra, ad Amburgo in Germania, a Houston e a Shanghai in Cina. Siamo una squadra virtuale, quindi facciamo tante chiamate in cui organizziamo i procedimenti, come vogliamo testare i vari dati, i modelli per appunto capire i benefici di diversi miscele di benzina eccetera eccetera. E abbiamo 2 centri di ricerca, proprio laboratori dove fanno poi i testing pratici, e quello sono ad Amburgo e a Houston. Quindi noi che siamo qui a Manchester e a Londra semplicemente facciamo tante chiamate, riunioni, modelli, data analysis eccetera eccetera, ma gli esperimenti in sé, dove vengono a appunto provare i benefici di una certa miscela contro un'altra, quelli li fanno a Houston e ad Amburgo. Comunque mi sono fatto una breve pausa che mi faccio il tè, torno a lavorare e poi più tardi andiamo in palestra. Ah ragazzi, ho appena finito un paio di ore di lavoro, è andato veramente bene, è passato devo dire abbastanza in fretta, avevo un paio di cose da fare importanti, adesso ho finito tutto, sto per andare in palestra. Oggi sarà un full body, anzi una parte superiore del corpo, forza, quindi solamente dalle 5 e le 8 ripetizioni. Veramente non vedo l'ora di spaccare questo workout, che ho veramente tanta energia in corpo, mi sento carico, da un po' che non mi alleno di pomeriggio, di solito mi alleno alle 6 di mattina, quindi vediamo come va, se riesco ad alzare tanti chili, speriamo bene, iniziamo. Thank you.
ragazzi, appena finita la palestra non ho nemmeno avuto tempo di farmi una doccia, che devo tornare a casa e devo ritornare a lavorare. Comunque adesso rapidamente vado alle poste a inviare i cappelli a quei tre che hanno vinto, e intanto mi mangio quel pasto post workout, una di queste barrette proteiche, e poi corro a lavorare. E ragazzi, ho appena postato i tre pacchi, non potete capire che bella sensazione, spero di farlo in futuro ancora. Ah, eccoci qua, un po' più rinfrescato e docciato. Vi faccio vedere quello che ho mangiato come pasto post-workout e vi spiego un attimino la mia strategia alimentare che seguirò per tutto questo Barcellona Prep. Come sapete sono un esponente della dieta flessibile, penso che sia la dieta migliore. Ho provato dieta da bro e altri tipi così, ma la dieta flessibile è veramente, secondo me, una tecnica ottima per non solo controllare esattamente come alla fine come appari col tuo corpo, ma anche e soprattutto è la dieta migliore, più facile da integrare all'interno della tua vita. Quindi se sei uno studente o lavori in ufficio eccetera eccetera, è molto più facile seguire un certo obiettivo di macronutrienti e calorie giornaliere invece di pensare oddio ora devo mangiare solamente pollo, riso, broccoli eccetera eccetera. Quindi questo è il motivo, e anche faccio l'intermittent fasting la mattina, quindi non, praticamente non mangio durante la mattinata, e questo mi lascia avere più calorie per i seguenti pasti, soprattutto la sera, che è di solito quando mi viene fame e quindi non voglio andare oltre i miei numeri, i miei obiettivi di macronutrienti e calorie giornalieri, e per questo faccio l'intermittent fasting, così praticamente salvaguardo tutte le calorie della colazione. I miei numeri di macronutrienti che colpirò in queste due settimane sono abbastanza bassi, saranno tra le 1800 e le 2000 calorie giornaliere. Macronutrienti, lo split lo metto qua sullo schermo, ma ricordatevi, l'importante è colpire calorie, perché è quello veramente che vi farà o perdere peso o prendere peso. Poi i macronutrienti servono praticamente per ottimizzare la tua composizione fisica e quindi mantenere al massimo i muscoli anche quando sei a dieta, e per massimizzare il bruciore di grassi. Quindi questa è la mia strategia alimentare, ce ne sono altri, non dovete per forza seguire questo, potete fare una low carb oppure no, ma questa è la mia strategia che mi aiuta a integrare il fitness all'interno della mia vita, e soprattutto mi permette comunque di godermi un po' di pasti più consistenti, così che sento di meno il fatto che sono a dieta. Detto questo, se vi è piaciuto questo primo video del Barcellona Prep, mi raccomando, buttateci un like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, che arriveranno un sacco di altri video informativi nei prossimi giorni, forse già da domani. Sono un po' indeciso, non so se fare daily vlogs oppure no, sarà veramente tosta soprattutto col lavoro e tutto, però se vi iscrivete in tanti, mi lasciate un commento qua sotto, mi fa piacere, mi caricate. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.